Andiamo a denunciare e a chiedere spiegazioni su un intreccio grigio, ancorché legale, tra il mondo politico e le lobby, il business del gioco d'azzardo. Ci sono state denunce già inascoltate quasi già da febbraio da parte del Conagga e oggi noi siamo a chiedere conto al governo che vede coinvolti direttamente o indirettamente alcuni suoi esponenti perché facciano chiarezza e traccino anche diciamo, una linea coerente e diciamo, pulita rispetto all'azione del governo su questo punto. Il Movimento 5 Stelle chiede l'abolizione delle slot machine e una, diciamo, una stretta normativa sul gioco online perché non possiamo accettare da un lato che il bene comune sia sacrificato a degli interessi di parte. Noi sappiamo che lo Stato oggi non solo si trova diciamo, come si può dire, in conflitto di interessi perché percepisce una parte, ancorché irrisoria, degli introiti, ma vede anche alcuni suoi esponenti diciamo, in prossimità con le aziende che gestiscono la raccolta del gioco d'azzardo. Oggi fa scalpore il nome di Enrico Letta e lo trovo assolutamente come si può dire, pertinente poiché il nostro attuale Presidente del Consiglio ha ricevuto 15.000 euro di contributi da Porsia, attualmente titolare dell'HBG, una delle più grandi aziende del gioco d'azzardo. Di questo ci deve spiegare. Ci deve spiegare come mai una fondazione di cui fa parte è stata finanziata da multinazionali come Lottomatica e Sisal e soprattutto ci deve spiegare a chi si intende dare la delega per il gioco d'azzardo poiché in pole position oggi si sente il nome di Alberto Giorgetti che già svolse questo incarico con il governo Berlusconi a detta del presidente di Conagga Iori con molto piacere dell'industria del gioco d'azzardo. Bene, noi vogliamo una, diciamo, una linearità, una pulizia per sapere fino a che punto possiamo riconoscere quantomeno al governo una franchezza e una possibile collaborazione sui punti del nostro programma. Abbiamo, come vi dicevo, un disegno di legge in preparazione e vorremmo che il momento in cui si andrà a discutere questa cosa fosse sgombro dalle perplessità che vi ho detto. Allora adesso andiamo sul tema che è il quote zero, parla Vito Crimi e poi dopo vi daremo questo tema. Ok, buonasera a tutti, perdonate la tempistica stretta. Perdonate la tempistica stretta di questi giorni, ma potete capire che è intensissima l'attività d'aula, l'attività di commissione, l'attività in merito alle riforme e quant'altro, visto che stanno, è il tema di questi giorni, e contemporanea anche le elezioni amministrative che qualcuno di noi impegnano anche sul territorio con attività diciamo, legate in sostegno alle liste. Ecco, detto questo, quorum zero più democrazia. Nel programma del Movimento 5 Stelle c'è stato sempre, il concetto di democrazia e dell'abolizione del quorum nei referendum è stato uno dei nostri cavalli di battaglia. Ma ancora di più anche l'istituzione di referendum propositivi, consultivi, in tutte le sue forme. Giusto per darvi un'informazione, a Milano, nel comune di Milano, in questo momento stanno raccogliendo le firme, poteva presentarla direttamente il nostro consigliere comunale Mattia Calise con una sua firma, invece ha preferito comunque raccogliere le firme e quindi utilizzare uno strumento di democrazia, uno strumento di partecipazione al processo democratico per chiedere l'introduzione nello statuto comunale di uno strumento di partecipazione, che è appunto una serie di referendum propositivi e consultivi senza quorum, con cui i cittadini possono impegnare l'amministrazione in determinate scelte. La legge di iniziativa popolare quorum zero va in questo senso ovviamente a livello nazionale. Noi accogliamo diciamo, l'invito, non so come definirlo, diciamo, l'incontro che abbiamo avuto col comitato promotore della legge di iniziativa popolare per la quale tante nostre realtà locali hanno raccolto le firme
sostenendola, in primis proprio durante la campagna elettorale. E, quindi raccogliamo anche questo disegno di legge per far sì che possa essere discusso in Parlamento così com'è il più presto possibile. Questo è il nostro anche obiettivo in merito a tutte le leggi di iniziativa popolare. Ogni volta che una legge di iniziativa popolare arriverà in Parlamento, per noi sarà fondamentale far sì che questa legge venga discussa il più presto possibile. Sui dettagli tecnici ovviamente lascio a loro l'approfondimento. Questo è il primo di una lunga serie di nostri interventi a far sì che le leggi di iniziativa popolare vengano discusse. Mai è accaduto nella Repubblica Italiana che una legge di iniziativa popolare arrivasse a compimento. E forse è il caso che prima o poi accada. Tra l'altro questa è una legge di iniziativa popolare che introduce strumenti ancor più ampi di partecipazione. Quindi è una legge di iniziativa popolare speciale rispetto a tutte le altre, perché non interviene su un tema specifico, ma sul tema dei temi, chiamiamolo, cioè proprio la partecipazione dei cittadini nella formazione della legislazione. E quindi niente, ecco, adesso lascerei la parola al comitato, che appunto ci racconterà sia l'iter che il risultato di questo progetto. Buongiorno, io sono Gianni Ceri e sono qua in rappresentanza del comitato promotore Quorum Zero più Democrazia con Dario Rinco, Emanuele Sarto, Antonio Verrone. Volevo solo brevemente ringraziare i cittadini, deputati e senatori del Movimento 5 Stelle perché hanno dato la possibilità ad altri cittadini, che non hanno mai la possibilità di dire la loro, a presentare questa legge di iniziativa popolare di modifica costituzionale. Quindi è una legge che dà adito all'altra gamba della democrazia, perché qui siamo nella democrazia rappresentativa cosiddetta, però questa democrazia rappresentativa in realtà è una gestione oligarchica del potere. Noi non possiamo mai intervenire se non con una legge elettorale, una legge elettorale, fra virgolette. E il comitato di cittadini che ha promosso questa legge è un comitato di appassionati di democrazia diretta che si è trovata mano a mano anche su internet per creare questa legge. È stata portata in Parlamento e depositata in Parlamento e siamo riusciti a raccogliere le 50.000 firme necessarie per presentarla. Magari per intervenire a Fraccaro, poi vediamo sì. Le slide. Il cittadino Fraccaro, sono intervenuto. Grazie. Devo spegnere io. Grazie, cittadino Rocco. Allora, io vi volevo ringraziare innanzitutto per essere venuti, voi giornalisti, a questa conferenza stampa, e volevo soprattutto ringraziare Gianni Ceri, Sarto Emanuele, Dario Rinco, ossia i rappresentanti qui presenti del Quorum Zero più Democrazia, del Comitato Quorum Zero più Democrazia. Li ringrazio perché è un'iniziativa estremamente lodevole. Si tratta di un'iniziativa dei cittadini per i cittadini. Per questo è lodevole. Cioè, persone che svolgono una vita quotidiana, un lavoro, si sono messe in piazza a raccogliere delle firme, dedicando il loro tempo libero per portare un miglioramento alla società in cui vivono. Un comitato partitico che ha avuto finanziamenti propri, si è autofinanziato e si è dato da fare. Sono proprio quelle iniziative che noi del Movimento 5 Stelle auspichiamo, quella partecipazione dal basso che vorremmo sempre più frequente, che vorremmo che fosse lo strumento principe poi delle decisioni che devono governare l'intero paese. Si tratta di quella concretizzazione, reale concretizzazione della parola democrazia, potere del popolo nel suo termine etimologico, che dà attuazione all'articolo 1 della Costituzione.
Quindi si tratta di un'iniziativa che è per questo che il Movimento 5 Stelle appoggia ed è ulteriormente lodevole non solo per la forma ma proprio per il contenuto, perché non si limitano semplicemente a una mera raccolta firme, si tratta di un lavoro che io ho seguito soprattutto nella fase iniziale, più che altro dall'esterno, di contenuto, cioè un lavoro veramente organico che ha l'intento di iniettare forti dosi di democrazia diretta nel nostro paese. E anche qui vorrei precisare una questione che spesso viene utilizzata per contrastare la democrazia diretta. Qui non si tratta di sostituire la democrazia diretta alla democrazia rappresentativa, non è un golpe. Qui si tratta, prendendo a modello paesi molto più avanzati e maturi da questo punto di vista, di creare un'interconnessione tra le due forme di rappresentatività, quella diretta e poi quella degli eletti. E questo processo, a mio avviso, avrebbe, se concretizzato, degli effetti e delle utilità meravigliose per il nostro Paese, sia di metodo, sia di contenuto, proprio perché poi le decisioni, se le persone, i cittadini si sentono partecipi e compartecipi di queste decisioni, hanno una concezione, un senso di rappresentatività, l'idea di essere partecipi di un'iniziativa ti dà maggiore felicità, dà alla gente, al popolo, un maggior senso di una maggior coscienza civile, quella che manca a questo Paese. E ci sono studi molto approfonditi che dimostrano come anche la felicità e l'economia di un paese migliori con questi strumenti, quindi metodo e sostanza. Per questo io volevo anche ricordare che proprio in quest'ottica il Movimento 5 Stelle non si limita ad appoggiarlo, ma cercherà di proporre all'interno del calendario della Camera e del Senato questa proposta e soprattutto proporrà all'interno del regolamento della Camera e del Senato l'obbligo di discussione delle iniziative popolari entro un certo termine di legge con voto palese. Questo è il nostro impegno, quindi rinnovo il ringraziamento per questi cittadini che si danno da fare gratuitamente a servizio della collettività e do la parola al Comitato. Grazie. Ecco, allora, volevi fare, cioè, dimmi. Ok. Allora, la Costituzione italiana prevede all'articolo 18 delle disposizioni transitorie finale, e questo articolo, la Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato. Quindi nell'articolo poi 1 della Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. La Costituzione quindi prevede la possibilità dei cittadini, ai cittadini di proporre delle leggi dette appunto di iniziativa popolare, però questa possibilità è stata vanificata dai regolamenti interni della Camera e del Senato. Quindi la maggior parte delle proposte popolari sono finite in un cassetto polveroso e dimenticate, probabilmente nemmeno discusse. E quindi nasce la necessità di far conoscere al popolo italiano le varie istituzioni della democrazia diretta. Questa proposta di legge per modificare la Costituzione affinché il dettame costituzionale che dicevamo prima possa effettivamente e finalmente avere un'effettiva applicazione, come si diceva prima. Quindi nasce questo disegno di legge fatto da dei cittadini e è stato depositato in Parlamento con 52.860 firme in data 24 agosto del 2012. Scusate. E l'attuale legislatura prevede la ripresentazione delle leggi di iniziativa popolare. Quindi, allora, perché noi ci chiamiamo quorum zero? Perché il quorum è la base fondamentale per inficiare queste cose dei referendum, per inficiare
diciamo così, le validità dei referendum, perché i sostenitori del no hanno a disposizione una campagna per il no dispendiosa e quindi sostenibile solo da chi ha i finanziamenti, cioè i partiti, e per l'astensione, molto economica, cioè chi non va a votare è come se votasse no. I sì quindi partono molto svantaggiati e vanno anche contro le decisioni degli amministratori, perché di solito si va contro qualcosa che ha determinato il potere, diciamo così, politico. Causa meno informazione e dibattito. Eccolo qua. Sì, però si stacca questo. Scusate. Causa meno informazione e dibattito. Si concentra ovviamente sul discorso andate tutti al mare che è meglio non votare. C'è quindi un premio per chi non partecipa. Il voto non è più segreto perché la maggioranza di chi si reca a votare sono quelli del sì, quindi sono facilmente riconoscibili. Non è applicato equamente perché sappiamo tutti benissimo che per votare il Parlamento, per votare i nostri rappresentanti, bastano forse anche qua dentro solo noi per votarlo. Quindi lì non si applica il quorum, mentre nelle richieste dove c'è l'effettiva cittadinanza che partecipa si applica sempre. Al referendum la partecipazione minima è stata del 23% e ci domandiamo, vale più la decisione di 10 milioni di persone o quella di, diciamo così, un migliaio di eletti? Quindi la risposta è togliamo questo quorum e nella democrazia chi partecipa e vota decide, quelli che non vogliono votare e se ne, diciamo così, disinteressano, e delegano, quindi non possono decidere per chi va a votare. E quindi abbiamo introdotto la petizione che dopo 64 anni non è stata ancora regolamentata con una legge attuativa, non è previsto nessun tempo di risposta e quindi si perde. Allora noi prevediamo un obbligo di risposta entro 3 mesi e l'estensione di questa possibilità di fare petizione ai cittadini maggiori di 16 anni. Poi abbiamo l'iniziativa di legge popolare a voto parlamentare, che sarebbe questa. I promotori della legge di iniziativa popolare devono raccogliere almeno lo 0,1% di firme degli elettori della Camera dei Deputati in 18 mesi, circa 50.000, così come adesso più o meno. Il Parlamento però non la tiene nel cassetto, ma deve esaminare la proposta e votarla entro 12 mesi dalla presentazione della firma. Se non la discute e se non la tira fuori, la può anche chiaramente bocciare, emendare, eccetera. In mancanza, se non fa questo, si va automaticamente al voto popolare con un referendum senza quorum. Ovviamente tutti i referendum che proponiamo sono senza quorum perché è la base della nostra proposta. Invece questo è uno strumento, iniziativa di legge popolare a voto popolare, è uno strumento che è molto usato in Svizzera e è un innovativo. Allora, i promotori della legge di iniziativa popolare devono raccogliere almeno l'1% delle firme degli elettori, cioè 500.000 come per un referendum, in 18 mesi. Le Camere possono proporre al comitato promotore degli emendamenti. Se il Parlamento approva la legge con emendamenti accettati dal comitato promotore, non si procede a voto popolare e la legge passa. Il Parlamento, viceversa, se il comitato promotore non accetta gli emendamenti, può elaborare una controproposta. Quindi abbiamo la proposta del comitato, la controproposta del Parlamento e il no. Se la legge non è approvata dal Parlamento entro 12 mesi dalla presentazione, deve essere sottoposta rigorosamente a referendum popolare, sempre senza quorum. Quindi gli elettori possono votare a favore dell'iniziativa popolare, a favore della controproposta del Parlamento, oppure contro entrambe. E cioè, per farvi un esempio, in questo primo caso vince la volontà del non cambiamento. Nessuna quindi vince no e la legge non passa. Il secondo esempio, invece facciamo la somma della volontà di cambiamento, che è maggiore del 50%, e vince ovviamente tra le due che relativamente anche sono minori della volontà di non cambiamento, cioè il 42, però nella somma del totale è la maggioranza vuole il cambiamento. Tra le due vince quella che prende relativamente di più.
Allora, poi abbiamo referendum confermativo e referendum obbligatorio che esiste in Svizzera dal 1874. Ogni legge elaborata dal Parlamento, se vogliamo noi cittadini, viene sottoposta a consultazione, a votazione referendaria. Però bisogna agire così, entro 10 giorni, non è facile, entro 10 giorni di approvazione della legge il comitato sostenuto da 10.000 firme elettori può sospendere, o da un consiglio regionale, può sospendere la promulgazione, e il comitato ha 3 mesi da quella data per raccogliere 500.000 firme, l'1% dell'elettorato. Se il traguardo delle 500.000 firme in 3 mesi sia raggiunto, si procede al referendum senza quorum, sempre, altrimenti la legge entra in vigore. Alcune di queste decisioni, obbligatoriamente, sono poste a referendum confermativo. Le modifiche della Costituzione, perché la Costituzione è la cosa più importante, quindi pensiamo che il popolo debba essere consultato su questa cosa importantissima che è la Costituzione. I trattati internazionali che trasferiscono la sovranità, cioè forze armate che vanno a fare, cioè i trattati internazionali su cui viene trasferita la nostra sovranità, devono essere sottoposti per forza a referendum. Leggi elettorali sul finanziamento sul finanziamento dei partiti. Ovviamente qua si tratta di un conflitto di interesse e non è la stessa persona che deve decidere per se stessa, ma siamo noi che decidiamo per gli altri, cioè per i nostri rappresentanti, siamo noi i sovrani. I decreti legge entro un anno dall'approvazione, questi devono essere per forza sottoposti a referendum, perché se no si continua a usare la decretazione d'urgenza. Il referendum propositivo, invece, questo si ha bisogno di un milione di firme, circa il 2% degli elettori, o 3 consigli regionali per ammettere a voto popolare la proposta di legge. Perché è importante questa cifra? Perché è la differenza con l'iniziativa popolare. Perché questo referendum propositivo va direttamente al voto popolare senza passare attraverso il Parlamento, quindi non c'è il filtro del Parlamento, è ovvio che bisogna alzare il numero di firme. Sempre i quorum, ricordatevi, i referendum sempre senza quorum. Per 10 anni il legislatore non può cambiare la norma, altrimenti ci prendiamo in giro. Il referendum abrogativo, invece, attualmente servono 500.000 firme, alcune materie non sono referendabili, è valido solo se partecipa la maggioranza al quorum. Il diritto è limitato da un'autentica firma, che è difficilissima avere, perché solo i partiti possono avere questo privilegio della convalida firme, e con solo pochi soggetti. Noi chiediamo l'azzeramento del quorum e tutte le materie referendabili, e la legge abrogata non può essere ripresentata prima di 5 anni. La revisione della Costituzione deve essere, attualmente proposte sono promulgate solo da esperti costituzionalisti o dai 2/3 delle Camere riunite, e i cittadini possono solo rigettarle con referendum confermativo. Invece c'è obbligo di approvazione con voto popolare tramite referendum confermativo di tutte le leggi di revisione della Costituzione, come dicevamo. La Costituzione è emendabile con una proposta di legge popolare a voto popolare. Il Parlamento, ricordo, può usare lo strumento della controproposta. Abbiamo poi introdotto dei nuovi strumenti, cui si riferiva Vito Primi e anche Riccardo, che sono il mandato e revoca, già usati in California, ad esempio, già usati anche in Germania, il sindaco di Duisburg è stato revocato, permette la verifica degli eletti, riduce il potere di chi finanzia i candidati, e i cittadini sono più aggiornati sulla condotta degli eletti, cioè è uno strumento di controllo del potere che noi deleghiamo, perché se noi deleghiamo il potere e non abbiamo più nessuno strumento di verifica di cosa fanno i nostri rappresentanti, è l'ancien regime, come attualmente, diciamo. Quindi c'è un alto numero di firme per revocare, e dopo un anno di mandato si può l'1%, il corpo dell'elettorale nazionale o il 12% degli aventi diritto del collegio di pertinenza può richiedere la votazione di revoca del mandato. Poi abbiamo un'altra cosa nuova, l'indennità ai membri del Parlamento. Non so se
E viene decisa da noi, quando andiamo a votare siamo noi che decidiamo, in questo modo, in base al reddito medio Istat della popolazione, escludendo qualsiasi altra forma di distribuzione, in questa maniera. Io mi reco a votare e metto il mio voto e ho il reddito medio, ad esempio, di 22.000 confermato dall'Istat, ho un moltiplicatore da 1 a 10 e scelgo per quanto voler moltiplicare lo stipendio dei deputati, dei senatori. Questo esempio, la facciamo una media arrotondata al primo decimale, ad esempio 22.000 per, venuto fuori 3,5, sono 77.000 euro all'anno. Basta, no? Ultimi, e ho finito, firme elettroniche e cittadini autenticatori. La firma elettronica è già prevista per l'iniziativa dei cittadini europei, dovrà essere regolamentata dagli Stati, doveva essere già regolamentata a partire da aprile 2012. Qui non si è visto niente. La raccolta firme anche su supporto elettronico è molto più forse sicura e anche più è da introdurre perché ci sono tutti i mezzi a questo punto. Tutti poi, questo è molto importante, tutti i cittadini che fanno richiesta, io ad esempio che non sono nessuno, io chiedo di iscrivermi a un albo dove mi prendo la responsabilità di autenticare le firme che si raccoglieranno. Quindi anche in quel fattore lì aiutare le raccolte dei cittadini. Il libretto informativo è essenziale perché altrimenti nessuno sa niente, è assicurata la corretta informazione con il libretto inviato dal Ministro dell'Interno e ad ogni elettore entro 3 settimane dal voto, contenente il problema, argomenti, comitato promotore e argomenti delle parti opposte. Deve trasmesso dai media privati con pubblici o privati che abbiano sovvenzioni o concessioni pubbliche. La modifica di strumento di democrazia diretta, anche dopo il deposito, questo si chiama downloading, se non abbiamo raggiunto il numero di firme necessarie per proporre, non so, un referendum, si può passare alla proposta successiva più bassa, chiaramente informando prima i cittadini. Downgrading si chiama. Lo sforzo è sostenuto dal comitato promotore, chiaramente non viene proprio annullato, cioè tutte le fatiche non si buttano via e si passa sulla proposta che richiede meno numero di firme. Tutte queste richieste che abbiamo fatto a livello nazionale le portiamo anche a livello locale e qui appunto, come si diceva anche prima, noi stiamo cercando adesso nei vari comuni, nelle varie province, a Trento ad esempio abbiamo fatto sia provinciale, comunale e nazionale e cerchiamo di porlo proprio sul territorio e quindi avremo un controllo effettivo dei cittadini sul governo, le scelte più condivise, questo è molto importante perché noi ce ne freghiamo di perché tanto non serve a niente, noi abbiamo votato e quindi finito, si arrangeranno loro, ma noi non dobbiamo perdere il controllo sui loro. Noi dobbiamo essere noi che esercitiamo il controllo, perché siamo noi qua in questa sala, siete voi, che devono avere, perché siete dei cittadini, anche loro sono cittadini, però devono avere, no? Dici no? Ecco, finisco, tutto qua, questa è la nostra proposta, scusate mi sono forse infervorato per le mie cose, fine. Tanto lo so che saranno fuori tema, però siamo abituati, poi lascio il tema. Sì, non è sul quorum zero perché comunque sono stati esaustivi, noi abbiamo, assolutamente, abbiamo capito tutto. Comunque no, invece volevo porre un'altra domanda a Crimi. So che ci sono state delle polemiche interne al gruppo al Senato sull'opportunità o meno di votare le dimissioni e accettare quindi le dimissioni del senatore Marino. Io volevo sapere, visto che ho saputo che Crimi era contrario ad accettare le dimissioni, se alla fine la maggioranza del gruppo ha votato per accettare le dimissioni e soprattutto perché era contrario, visto che aveva definito crudeli i senatori che non avevano votato per Giovanna Mangili. Allora, premesso che... il microfono c'è. No, è acceso. Allora.
non c'è. Allora, definire polemica un dibattito in cui si è deciso che strada prendere mi sembra eccessivo. Semplicemente abbiamo preso una decisione. Il voto è segreto, innanzitutto. Personale e segreto di oggi pomeriggio. Quindi noi abbiamo preso una decisione come gruppo, però poi, ripeto, il voto è segreto e quindi nessuno è controllabile da questo punto di vista e ci mancherebbe su queste decisioni. Nel momento in cui mi era stata posta la questione, io avevo ritenuto che in questo caso specifico potessero essere, ma era una mia posizione iniziale, che ho rivisto immediatamente, perché il dibattito, non la polemica, il dibattito serve anche a rivedere le proprie posizioni. Ti possono testimoniare tutti quelli a cui io, quando ho introdotto il dibattito, ho chiesto dobbiamo discutere di questa cosa, ho detto a mio avviso, dico già la mia opinione, potremmo anche dire di no per dare l'onore delle armi, chiamiamolo così, al senatore Marino, considerando il fatto che a mio avviso doveva presentarle prima addirittura di candidarsi, per cui diciamo che è un gesto un po' poco utile in questo momento, e confidando nella correttezza del senatore Marino, di cui non ho dubbi, sul fatto che comunque lui le dimissioni le presenterà in ogni caso. Quello ne sono abbastanza convinto a livello personale. Però mi sono reso conto che effettivamente, immediatamente, già nel giro di 2-3 interventi nella nostra assemblea, che non potevamo non dire sì. Cioè noi dobbiamo accettare, a mio avviso, le dimissioni di Marino prima dell'elezione eventuale, perché sia fuori di dubbio che lui si sta candidando senza fare, diciamo, il senatore. In realtà però è un po' tardiva anche questa. A nostro avviso, nella legge elettorale dovrebbe essere introdotto un meccanismo per cui o ti sei dimesso da almeno un anno, 6 mesi, oppure non ti candidi e non ti puoi candidare. Questo sarebbe un bel passo avanti, perché è veramente spiacevole vedere sindaci che si candidano alle politiche e utilizzano il loro ruolo di sindaci per farsi la campagna elettorale, senatori che si candidano sindaci, che utilizzano loro malgrado, cioè vogliano o non vogliano, sono sempre senatori, hanno una visibilità, hanno un ruolo e utilizzano quel ruolo per farsi campagna elettorale. Quindi anche questo sarebbe un altro elemento aggiuntivo ai tanti meccanismi di democrazia, di controllo e di verifica. Sì. Brevemente, Sanio Bonini, News 24, sono qua. Oggi c'è stato il vertice di maggioranza e governo, hanno detto centralità al Parlamento, ma anche ruolo delle opposizioni. Qual è la vostra posizione allora sulla riforma elettorale? Proporrete qualcosa? Sì, ci stiamo già studiando e abbiamo già dato i nostri punti fermi. I nostri punti fermi sono il limite dei 2 mandati, il ripristino della preferenza, l'incandidabilità in più di una circoscrizione e altri. Adesso c'è tutto un elenco di punti che avevamo detto, ecco, non condannati, quindi l'incandidabilità di chi ha avuto una condanna più restrittiva rispetto a quella della legge Severino. Ma sul proporzionale come siete messi? Sul proporzionale maggioritario ci stiamo ragionando e non escludiamo, questo lo anticipiamo, questa è un'anticipazione, non escludiamo che sia una materia che debba essere messa in discussione in rete con i nostri cittadini. Perché la fate con Fioroni, poteste farla con Fioroni col PD? Beh, se la faccia lui con Fioroni col PD. Noi abbiamo il nostro portale con i nostri attivisti e su temi per i quali non abbiamo nel programma, non avevamo preso una determinata posizione in partenza, riteniamo che debba essere sempre data la parola a chi ci ha votato, o in questo caso con gli strumenti che abbiamo, purtroppo, perché se ci fossero anche degli strumenti di consultazione più rapidi, veloci, elettronici, per poter consultare tutti i cittadini sarebbe anche meglio. Se noi in tempi rapidi potessimo, e qui mi riallaccio sempre allo strumento Quorum Zero, potessimo consultare i cittadini per chiedergli volete il proporzionale o il maggioritario, non ci sarebbero dubbi e non ci sarebbero maggioranze, opposizioni. I cittadini, quella è la maggioranza del Paese, i cittadini. Grazie. Un decalogo più che un vademecum. Sì.
sì, un decalogo, probabilmente, cioè, io sono il capogruppo tuo, non avrai altro capogruppo all'infuori di te, eccetera, onora il tuo capogruppo nei giorni festivi. No, guardate, sì, sì, ovviamente stavo scherzando, non lo stavo preparando, ecco, adesso domani uscirà i 10 comandamenti di Crimi, sulle tavole incise. Allora, no, noi abbiamo due gruppi comunicazione, sia al Senato che alla Camera, che si occupano di darci un supporto e dei suggerimenti in merito a come possiamo migliorare la comunicazione di ciò che facciamo. È questo il loro ruolo e nient'altro. Non danno indirizzi politici, non danno linee politiche. In tal senso il loro ruolo è quello, e questo è quello che fanno, danno delle indicazioni. Adesso io non ho letto il contenuto della mail, appunto perché era indirizzata ai deputati, se c'è stata una mail, non so che. Però quello è il tipo di messaggio. Anche al Senato, il nostro gruppo comunicazione ci ha dato delle indicazioni su come ritengono che sia il modo migliore per comunicare al meglio quello che stiamo facendo. Non esiste nessuna fase 2, no, ma la fase 2 chi sarà in vero? Io vorrei capire la fase 2 chi l'ha scritto. Va bene, chi ha scritto nella mail? Va bene, ok. Ripeto, staff comunicazione della Camera vi spiegherà cosa intendo per fase 2, che inizia... No, il Senato c'è sempre stata una fase unica, punto. Ripeto, ma penso anche alla Camera, ripeto, sono delle indicazioni, e chiami fase 2, chiama la fase 3, comunque sì, chiamiamola fase maturazione, ok, fase di maturazione in cui si evolve verso una comunicazione più attiva anziché una comunicazione passiva, perché, e questo me ne dovete dare atto, voi, non noi, che in questi mesi abbiamo subito una comunicazione passiva, nel senso che abbiamo dovuto rincorrere per nostre colpe anche, per nostre colpe, le ammetto tutte, abbiamo dovuto rincorrere un po' le vostre, diciamo, i vostri, non so come definirli, i temi che mettevate nell'agenda politica, nell'agenda giornalistica tutti i giorni, ecco, adesso invece è il momento in cui partiamo noi attivamente a raccontarvi giornalmente quello che facciamo, perché purtroppo non viene fuori facilmente, per colpa di chi, insomma, potremmo anche darci una colpa reciproca, nel senso che c'è una bramosia della ricerca del gossip da parte vostra, e questo me ne dovete dare atto, un po' più elevata rispetto alla bramosia della ricerca di cosa presentiamo e di quello che sono i disegni di legge presentati. Infatti spesso ci viene chiesto questo, ma non ci viene chiesto ma quali disegni di legge avete presentato, già depositati. Diciamo che c'è una colpa reciproca, è anche la nostra inesperienza da questo punto di vista, e ci mancherebbe, siamo qui apposta perché siamo nuovi, assolutamente inesperti, e questa per noi è la nostra forza e non è un difetto. Se fossimo troppo esperti forse avremmo già preso altre strade. Quindi ecco, questo è un po' il punto. Per cui, ripeto, sono delle indicazioni, ripeto, non ho letto delle indicazioni che i deputati valuteranno se e come. Certo, una delle cose che mi dispiace, questo ne devo dare atto, che diciamo, mail interne e indicazioni interne vengano pubblicate, cioè nel senso che non pubblicate, vengano date in pasto così in maniera non chiara, cioè nel senso vengono prese e lanciate alla stampa, nel senso che se il gruppo comunicazione domani mi dovesse dire da domani devi fare così e così, io li guardo, sei matto, e finisce lì, ce la discutiamo, non va dalle lui mi ha detto, perché sembra proprio io mi ha detto, queste cose forse non sarebbe bene che si limitassero, semplicemente perché siamo persone mature e tra persone mature si discute e si arriva alla soluzione migliore. Scusate se mi dilungo. Sì. Io su questa. Beh, tu sei una di quelle comunque, te lo dico subito. No, l'indicazione, intanto questo problema è che i testi che vengono scambiati, le mail che ci scambiamo tra di noi, ma questo succede a tutti, credo anche a voi, tra persone che ritengono che quell'email rimanga privata, c'è un tono diverso dai comunicati ufficiali. Si può anche usare un tono un po' più perentorio sapendo che l'altra parte sa di quello di cui stai parlando. Quindi
ovviamente quando una cosa viene trapelata, viene trafugata, il tono della cosa può essere malinterpretato. In questo caso è ovvio che erano delle indicazioni di massima e mi sembra anche che c'era un'indicazione sacrosanta. Se tu deputato hai parlato con un giornalista, hai lasciato una dichiarazione, magari in corridoio, e quella che viene riportata è completamente differente dal senso che tu volevi dare a quella dichiarazione, è meglio che la prossima volta con quel giornalista o parli con una videocamera che possa confermare la tua tesi, smentire quella del giornalista, o non ci parli proprio, proprio perché è inaffidabile. Mi sembra sacrosanta questa posizione. Poi indicazioni su chi è affidabile e chi è inaffidabile non ci sono state date, ma giustamente, voglio dire. È buon senso, è buon senso. Posso dire una parola, scusa? Io vedo qua, c'è scritto quorum zero, ci siamo qua, io sono un cittadino, questa era la conferenza stampa. Se volete fare qualche domandina su quorum zero, noi siamo qua a disposizione. Se volete parlare, me lo dite e io vado. Grazie. Una precisazione, siamo liberi di fare le domande che vogliamo. Detto questo, ritornando sulla questione appunto di... facciamo una domanda, una affidabile, una inaffidabile, ma sicuramente non in malafede. Quella affidabile per il signore non era più semplice proporre una modifica ai regolamenti di Camera e Senato per quanto riguarda il quorum zero e il referendum, no sul quorum zero, sul referendum. Nel frattempo è molto difficile, proprio per la vostra inesperienza, è molto difficile... una modifica costituzionale, perché quello che chiedete è anche lunga, ci vogliono anni. Detto questo, invece, la seconda domanda relativa. Nel merito, però, io vorrei capire, è giusto o non è giusto fare delle liste con giornalisti affidabili e inaffidabili? Ho chiesto se avete fatto liste, ho chiesto se è giusto o non è giusto farle. Posso risponderti a entrambe le domande, visto che parli di regolamenti, è giusto, quindi quorum zero, andiamo. Allora, l'iniziativa quorum zero nasce prima che il Movimento 5 Stelle fosse in Parlamento, quindi prima che avessimo la possibilità di incidere direttamente sui regolamenti parlamentari. È un'iniziativa di comitato di cittadini, quindi assolutamente slegata, diciamo, dal movimento in sé. Noi, molti dei gruppi del movimento l'hanno appoggiata e sostenuta perché è in linea con i nostri principi. E una volta che siamo dentro ci siamo resi conto che alcune cose di quelle proposte potrebbero già essere introdotte nei regolamenti per rendere subito operative, ma sono alcune, credo, marginali rispetto al totale, come per esempio la discussione obbligatoria delle leggi, ne aveva parlato Riccardo, l'iniziativa popolare, può essere subito introdotta un regolamento del Senato che a te sembra più facile di una legge costituzionale. Ti posso dire che forse è più difficile, è più facile fare una legge costituzionale che non un regolamento del Senato e della Camera, e ti spiego subito il motivo: perché la legge costituzionale è pubblica e il dibattito è pubblico, sul regolamento del Senato avviene tutto in un ambito molto ma molto alto, nel senso di lontano dalla base. In merito a quello che dici tu, è assolutamente, non è giusto fare liste in nessun caso, mai, questo è chiaro, però abbiamo imparato a conoscerci e quindi da quando mi hai scritto Rocco Crimi, io con te non ci parlo più. Non è vero, sto scherzando, era una battuta. Okay. No, siccome lui sa che dopo una lunga chiacchierata ha pubblicato un pezzo, è il titolo Rocco Crimi, ho detto oddio, Rocco Crimi, per cui inaffidabile, io ho messo... Sto scherzando, lui mi conosce, lo sa che sto scherzando. Allora, io non so se sono affidabile o meno, però insomma la domanda la pongo lo stesso. Questa storia della vostra, io mi dispiace che sia andato via il senatore che farà la denuncia sullo scoop del secolo XIX, riassumendo, però quelli sono finanziamenti, tra virgolette, leciti. Allora, io volevo sapere se da parte vostra, dopo la denuncia delle Iene, avete cominciato a fare invece un'indagine un po' più incisiva su quella che era la struttura della diciamo denuncia delle Iene, cioè lì si parlava di mazzette, ma mazzette di 2.000-1.000 euro per oliare appunto alcuni senatori e convincerli a dare dei voti, diciamo, di favore su determinati provvedimenti. Quindi certo. Un conto è Enrico Letta che viene finanziato con 30.000 euro, però legalmente corretto. Se voi avete fatto un'indagine o comunque avete delle notizie da darci su quella che invece è la corruzione reale? Quella non possiamo dare, ci sono i magistrati che immagino
Però immagino. Voi potete dare una notizia di reato ai magistrati se l'avete. La notizia di reato l'hanno già data le Iene. Noi non abbiamo una notizia di reato di corruzione o passaggio di mazzette. Cioè, se l'avessimo, probabilmente prima di dirlo ai magistrati l'avremmo anche detto pubblicamente, nel senso che riteniamo che certe informazioni, ricordavi citando Borsellino, tra l'altro, non si tratta solo di individuare un comportamento legalmente punibile o perseguibile, ma un comportamento anche, se poi legalmente non porta a una condanna, già può essere censurabile dal punto di vista dei politici. Per questo, quando nel momento in cui noi dovessimo venire a conoscenza di atti corruttivi, di atti lesivi un po' della legalità del Parlamento, noi non avremo nessuna remora a denunciarli alla magistratura, ma anche pubblicamente, perché questo sia chiaro, la responsabilità in questi casi di chi è politico è più elevata rispetto alla responsabilità di un qualunque cittadino davanti ai giudici. Per cui. Guarda, c'è. Allora, noi abbiamo depositato un disegno di legge 2 settimane fa, Parlamento Pulito, che prevede una correzione del Porcellum con quegli elementi di cui vi parlavo prima, ripristino preferenza, 2 mandati, eccetera. Questi sono, anche nella proposta Coronzero ci sono dei riferimenti alla legge elettorale e a alcuni strumenti di partecipazione, se non ricordo male, in merito, insomma, degli elementi per la legge elettorale. Per cui, cioè noi parliamo proprio direttamente, abbiamo presentato un disegno di legge che potrebbe essere immediatamente approvato, che prevede il ripristino della preferenza, il limite dei 2 mandati e l'incandidabilità dei condannati. Questo sono 3 punti che già in sé correggerebbero in parte il Porcellum e lo renderebbero meno porcato. Quindi anche secondo voi si tratta solo di correzioni, cioè in questo momento esatto. Quello che il Parlamento può fare sono piccole correzioni. Questo è il primo passaggio per mettere freno alla mancanza della preferenza, che è una privazione di un diritto dei cittadini e degli elettori. Questo è il primo passaggio, sull'incandidabilità, eccetera. Su tutto il resto abbiamo detto che abbiamo delle proposte precise in merito all'istituzione di limiti vari e in merito a questioni legate alla riforma eventuale, perché c'è anche la possibilità di dire no, rimanga tutto com'è, proporzionale, maggioritario, presidenzialismo, semipresidenzialismo, eccetera, eccetera, eccetera. Come vi ho anticipato, interpelleremo la base, perché riteniamo sempre nell'ottica, che questo è il principio, lo rivedete lì, rileggeto 1000 volte, più democrazia. No, non ho detto quando, ho detto nel momento in cui avremo le condizioni o ci saranno degli elementi, se avremo individuato quali sono le possibilità, i passaggi, le proposte che vorremmo fare, ci stiamo lavorando congiuntamente, Commissione Affari Costituzionali Camera e Commissione Affari Costituzionali Senato del Movimento, quindi i nostri 4 senatori e i loro 7 deputati, insieme stiamo ragionando e lavorando sia sulle dichiarazioni del Ministro Quagliariello che sulle nostre proposte. Ovviamente anche noi avremo una nostra mozione in merito alle eventuali riforme costituzionali che si dovrebbero attuare. Sì, volevo dirvi una cosa, allora, per anticipare anche per parlare un po' dei temi che stiamo trattando con voi giornalisti adesso, con le domande. Volevo informarvi che il ministro Quagliariello oggi ha affermato che ritiene opportuno modificare, e qui chiamo in causa anche Gianni, ministro Quagliariello, ministro delle riforme costituzionali, ha detto che sarebbe opportuno modificare il quorum, l'ha detto oggi. Quindi, in realtà per noi questa è una buona notizia. Detto questo, vorrei, anche per fare un'indagine sociologica, capire quanti, ad esempio, di voi ritengono che il quorum vada abolito, tolto completamente. Se potete alzare la mano chi è d'accordo con togliere il quorum, anche perché farvi capire per capire il messaggio, se arriva, se è stato spiegato correttamente, ok. Ma intanto basta che non riprendete voi, nessuno dà notizia della cosa. Nessuno ritiene di voi che il quorum debba essere abolito. Uno. In realtà, scusami. Ma siete cittadini. No, non si esprimono.
due persone. Scusami, in realtà i giornalisti non applaudono, non esprimono preferenze in un senso o nell'altro, questo per correttezza. Qualcuno lì in fondo l'ha fatto. Quindi io pregherei, perché questa secondo me è il click psicologico, culturale, che la politica deve fare per cambiare. Quando io spesso parlo con altri deputati di altri partiti, gli chiedo sempre, ma per te il quorum va abolito o meno? E la risposta che mi dà è indice, anche se non è esaustiva ovviamente, del livello di modernità democratica di quel deputato. Quindi io chiederei e inviterei Gianni Ceri a rispiegare in brevemente il senso del quorum e il fatto e perché il quorum rappresenta una limitazione alla partecipazione e non uno strumento di garanzia democratica. Sì, è interessante questa cosa di Fraccaro, perché ci sono esempi nel mondo dove dimostrano che il quorum limita fortemente la partecipazione, perché appunto chi è contrario a un determinato quesito invita all'astensione e può vincere facilmente. Di conseguenza ci sono esempi dello stesso quesito su fatto in più città nello stesso periodo, dove chi ha invitato l'astensione ha vinto, chi invece ha voluto correttamente spiegare l'argomento è stato più democratico e ha avuto la partecipazione attiva dei cittadini e un senso positivo dello scambio culturale. Io volevo chiedere, posso fare una domanda ai giornalisti? Visto che qualcuno ha detto, ah ma siete stati anche troppo esaustivi, mi dite una delle proposte che Gianni ha presentato? No, glielo chiedo perché avete fatto anche un linguaggio del corpo, sì, è quello, no ma io mi riferisco a una persona in particolare che aveva fretta di fare domande curiose. Questa è una delle proposte che non è campata per aria, è stata studiata, funziona magari in qualche paese ed è l'espressione dei cittadini, la volontà e la sovranità popolare. Se il cittadino decide che deve prendere 2 milioni di euro, vorrà dire che hanno giudicato che quell'attività è talmente onerosa che necessita di 2 milioni di euro. Se si pensa che debba avere 22.000 euro e lei convergerà con me che la media probabilmente sta intorno ai 2-3 volte il moltiplicatore, moltissimi diventeranno uno, ma sicuramente, ma è comunque lasciata l'espressione ai cittadini, che è il sovrano dell'articolo 1, è come la legge elettorale. Perché i deputati, i senatori devono votare qualcosa dove sono in conflitto? Voi sapete benissimo che le riforme costituzionali fatte negli ultimi 30 anni sono state esclusivamente sul sistema elettorale, che è un grave conflitto di interesse. Lasciatelo fare ai cittadini, proponetelo, perché voi prendete 3 segretari di partito e trovate 8 forme di legge elettorale. In Italia si vota con 7 sistemi diversi ed questo è inaccettabile. Il cittadino è smarrito di fronte a questo senso di sovranità. Se invece fosse veramente un passo avanti, cioè sì, benissimo, ma a noi sta benissimo, a noi sta benissimo. Guardi, la cosa curiosa è stata detta dal collega, diceva non era più facile modificare i regolamenti, ma mi scusi, come fanno i cittadini a modificare un regolamento? Lei ha chiesto a Gianni questa cosa. No,
le ha detto, le ha risposto il senatore Crimi che i 5 Stelle non erano ancora in Parlamento. Allora, il cittadino ha voluto scegliere questa via perché poteva semplicemente concentrarsi sull'articolo 71. Perfetto. Ma dopo la conferenza stampa dire cosa avete capito? No. Allora, il linguaggio del corpo vale più di tante parole. Se qualcuno di voi... guardi, io mi fido di quello che vedo e sento, purtroppo.